siamo più nel vivo del festival. Accanto a me Lino Chieghio, general manager di Videobank, organizzazione che organizza il Festival del Cinema. E allora, cosa posso dire? È una domanda. No? È un'avventura, sicuramente è partita 2 anni fa, non voglio dire nulla chiaramente di quello che è successo in questi 2 anni e mi concentro esclusivamente a quello che è iniziato solamente 10 giorni fa. 10 giorni fa, come sapete, è arrivata l'assegnazione. Organizzare un festival in così poco tempo è veramente una follia, ne sono fermamente convinto, però a me piacciono le sfide difficili, impossibili. Questa è una di tante che nella mia vita ho affrontato. Sono sicuro che sarà un'edizione comunque all'altezza del nome del Taormina Film Fest. Stiamo lavorando facendo 3 turni al giorno per cercare di recuperare del tempo. Silvia Bizio si trova negli Stati Uniti, continua a inviarci informazioni momento dopo momento. Io ritengo, ma questo sarà Gianvito Casadonna, l'altro direttore artistico qui presente, ad illustrare il lavoro e lo sforzo che è stato fatto. Chiaramente ribadisco l'impegno economico di Videobank, ma lo ribadisco non perché voglio elogiare l'azienda che rappresento, ma perché ritengo che stia facendo delle cose, ma questo a me piace parlarne giorno 21, alla fine del festival, che sono un po' al di fuori della normalità. Noi crediamo all'edizione dell'anno prossimo, vogliamo fortemente che questo festival torni ad essere quello che mi hanno raccontato, perché io alcune edizioni le ho viste, ma il prestigio di questo festival viene da molto lontano. Io spero di continuare ad avere la forza a dirigere questo gruppo di persone formidabili che stanno veramente dando la vita. Ne ho citati alcuni, chiaramente ce ne sono molte che stanno lavorando di nascosto, cioè non ancora visibili, ma faremo in modo che nella giornata conclusiva al Teatro Antico queste persone saranno chiaramente elogiate uno per uno. Purtroppo quest'anno non sarà possibile fare le proiezioni al Teatro Antico. Non è stata una nostra scelta, ma purtroppo l'indisponibilità del teatro. L'avremo solamente per l'ultima sera, dove faremo la serata di gala, una serata di premiazioni e tutto. E mi fa piacere precisarlo perché non vorrei dare l'impressione che abbiamo cercato di stringere e togliere, secondo me, un elemento così importante. Purtroppo e questa è la situazione, però il treno l'abbiamo voluto prendere anche noi, non ci siamo fermati, ci siamo detti che bisognava andare avanti e comunque realizzare una bellissima manifestazione. Un'altra cosa che volevo aggiungere è il fatto che noi, purtroppo è una notizia arrivata da qualche giorno, non avevamo ancora avuto il tempo di metterlo nel comunicato, ma sicuramente vogliamo istituire un premio in ricordo di Sebastiano Gesù. Okay. Io non ho nulla da dire di particolare, sono ringraziato che siete qui tutti voi, ringraziare soprattutto i direttori artistici, Gianvito Casadonna e perché hanno lavorato e faticato tantissimo in questi pochissimi giorni dal 21 giugno ad oggi, quindi hanno fatto davvero un lavoro, non vorrei dire, ma quasi disumano, perché si sono spesi tantissimo e penso che siano riusciti a fare un ottimo programma, quindi la Videobank, come ha detto Lino,
sta spendendo tanto anche economicamente, ma sicuramente lo facciamo non perché siamo pazzi, no? Ma lo facciamo perché per l'amore che abbiamo per il territorio, per Taormina, per la Sicilia, soprattutto per questo festival. Grazie di essere qui.